Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come spesso capita per le notti di Champions, sono in compagnia spesso di quest'uomo qua, che è Stefano, che mi saluta, e Ciao di ragazzi. Francesco, che è la seconda volta, vero? Oh yes. Quindi, insomma, qualcosa, ecco, intanto c'è Buffon che... Abbiamo Vabbè, vinto. abbiamo vinto, sembra stessa esultanza di quando siamo andati in finale, poi sappiamo com'è andata. E tra l'altro, se non sbaglio, Real Madrid potrebbe essere... Cioè, non so se è Il nostro proprio... avversario. Cioè, col culo che abbiamo, lo becchiamo, però meglio per Minimo. sfida... È diverso che in sfida diretta. Poi vabbè, lasciamo perdere questo qua, magari ne parliamo in un altro video. Parliamo della partita di oggi, di Tottenham Juve. Sinceramente io personalmente, poi chiederò anche voi, non ero molto ottimista circa dal passato, perché un 2-2 in casa, per come è avvenuto e poi per come stava avvenendo anche il risultato di oggi, insomma io ero anche un po' tranquillo, nel senso che vabbè, siamo fuori, o vinceremo lo scudetto e Coppa Italia, punteremo solo su quello. Classico. Invece... Succede qualcosa, poi capiamo anche cosa e siamo passati noi. Terry, ottimista, com'è che la vedevi prima la partita? Allora, partite bruttissime, queste ultime sicuramente. Non so, c'è stata un po' la volontà di gruppo, alla fine un po' di sacrificio, è bene così. Sì, io penso anche che comunque una partita di sofferenza, comunque, cioè, generalmente Piano, sì. l'80% è una sofferenza, un po' perché hai il peso di questo risultato che deve arrivare, ma perché quando vai sotto di un gol e Tottenham praticamente ha fatto la partita... Tra i 10 minuti che ha fatto non è un quarto d'ora, ha fatto la partita 5 comunque minuti probabilmente. diciamo che secondo me Allegri si è giocato benissimo i cambi, però solamente i due cambi che dice, gli Steiner e Samoa cosa possono cambiare? In realtà non loro direttamente, ma il fatto di avere un terzino, gli Steiner di ruolo, e a Samoa che secondo me poi ha fatto anche delle buone cose in fase difensiva, ma tu era stanco e sappiamo che non ha quei minuti, ha aiutato, gli Steiner fa quel cross che poi con assist di Kedira porta il gol, quindi... Lichtsteiner 20-30 minuti riesce a correrli benissimo. Al Secondo 90 me, no, no, ovviamente, ecco però... perché secondo me forse Lichtsteiner andrebbe messo sempre come subentrante. E parti con Lisciglio, parti con quello che vuoi, poi fondi un po' di difendere e comunque cosa che Barzagli non sa fare è il terzino, quindi anche il cross che come l'ha fatto e anche quel tunnel là, sono cose Certo. che un terzino fa, cioè non il tunnel ma il tipo di movimento che Barzagli ancora non ha, anche se Barzagli ha giocato benissimo oggi. Sì. E vediamo, dimmi te un giocatore che ti è piaciuto oggi, che non sia Lichtsteiner, perché avevo già Non ti detto. piace? No, No, non lo vuoi? l'abbiamo già detto, dai. Un altro. Cosa posso dirti? Posso dirti chi non mi è Va piaciuto? bene, sì, perché dai, c'è anche da lì. Posso dire che è stata fatta una gran cavolata in difesa, Col gol. soprattutto se durante l'azione del gol Beh, là qualcuno ha non ho sbagliato sul capito fronte di perché destra. Buffon Beh. si è lanciato a vuoto Sì, quando doveva Buffon ancora ha essere lanciata parato una palla palla. che non esisteva. Esatto, sì. L'errore là è sicuramente molto suo. In concorso di colpa con chi ha lasciato Son libero. Cioè, l'unico personaggio pericoloso della partita è sto Son. E sto Son qua non l'abbiamo mai fermato. Cioè, e il gol è Solo alla arrivato fine. lui con un tiro bruttissimo, cioè, che non si capisce neanche come Si era tiro. un mezzo pallonetto a giro. Sì. Rimbalzato, cioè vabbè, e quindi abbiamo fatto un errore là. E a dire questo, personalmente non mi è piaciuto. Sì, Buffon, sta roba qua, ma Buffon ha fatto anche un'uscita, una parata da primi minuti. E tendenzialmente non avrei fatto una brutta partita se non fosse per questo gol qua. Mi è piaciuto tantissimo Higuain, che ovviamente ha fatto una parata di sacrificio, parliamoci chiaro, però il gol. Davvero attaccante e l'assist soprattutto per Dybala, che è la cosa più bella della partita, per come si è girato, poi che alla fine stanchissimo si ferma e esulta quando la palla entra, i due migliori in campo e ho apprezzato molto il sacrificio di Douglas Costa. Anch'io volevo proprio dire quello, Douglas Costa, che rispetto ad altre partite abbiamo visto alla fine non ne aveva più, cioè li lasciava proprio correre gli altri, vabbè, ha dato tanto, bene così Ha dato comunque. cioè, le due fasi e si è visto, cioè, la stanchezza è dovuta al fatto che ha difeso benissimo, Ha corso visto... tanto. Ma un conto lui spesso corre solo per attaccare, oggi ha corso anche per difendere, Sì. cosa che in effetti per lui è difficile non essendo un esterno di centrocampo, terzino. Quindi, cioè, secondo me è migliore in campo Higuain perché c'è il gol, c'è l'assist, secondo me. Però secondo Douglas Costa e poi a centrocampo non mi so, cioè non troverei uno meglio, più o meno tutti discreti ma niente di più. Sì, E in forse difesa... Matuidi finché è rimasto, poi Pjanic troppo non so. nervoso, Sì. Kedira partita sufficiente ma Oddio, senza... Khedira comunque ha corso, ha se l'è fatti fatto una suoi. partita silenziosa del suo, però in effetti a Sì. centrocampo ha retto, quindi tranne... Difesa non mi è dispiaciuta, se non nei singoli, ma è mancato qualcosa... Tipo perché alla fine Benatia, Chiellini, Chiellini al di là delle sue svarioni, Barzagli, Brisa Soglia mi ha fatto bene, Alexandro ha fatto bene,
Però di riparto in effetti qualcosa. Ma secondo me la difesa ha funzionato molto meglio nel secondo tempo, in ogni caso. Beh sì, chiaro. Beh, il primo, si vedevano molti più. Beh, tra il primo stop. E il secondo tempo c'è il secondo è stato meglio. Sì. Al di là dei gol, ma poi abbiamo sofferto alla fine perché. No, ma su tutto il campo accusato. È stato meglio il secondo tempo, secondo me. Sì, però comunque c'è una cosa che. Il fatto che le partite le facciano gli altri e noi un po' subiamo. Ci può andare bene fin là, adesso che insomma che Real Madrid non puoi. Ronaldo non è Son, per quanto forte sia Son, e te lo mette nel capo come ha fatto in tutti questi anni. Quindi un minimo qualche volta devi osare un po' di più, e di quello che abbiamo fatto con i due gol, però dare un po' di continuità a sta cosa, secondo me. Perché a lungo andare, col Tottenham forte però, ti può andare, col Barcellona abbiamo visto ai gironi, abbiamo sofferto il 3-0, 0-0, ma perché hanno giocato tranquilli entrambi. Però rischi di portare a casa tutti certo. Te e non gli altri. Tutto questo, altri commenti? No, cerchiamo di adesso di... secondo te come affronteremo il triplo impegno che continua? Anche in ottica allora, boh, speriamo che questa sia una strategia conservativa, che perché vedo comunque un po' di difficoltà a carburare. Speriamo appunto che sia un crescendo da adesso in poi, come è stato per altri anni. E basta, è l'unica cosa da augurarsi, perché fare un altri due mesi così in affa- no. Due o tre mesi in affanno già che gli infortuni non aiutano. Speriamo che queste qua siano giuste, in cui la preparazione arriva tardi, ma non finisce tipo a due settimane dalla fine del campionato, quando magari sono i finali, così, ma che finisca a metà giugno, quando è finito tutto quanto, perché se la speranza è quella, cioè ok, adesso soffriamo, mi va anche bene, ma da metà marzo voglio vedere, fino a metà giugno voglio vedere, cioè, stanno bene, no che poi è il fine di CE, ma sono stanchi. Se non è ritardo, in teoria dovevano finire anche in ritardo, cioè a luglio dovrebbe essere ancora la corda, come di... anche perché non hanno neanche impegni tranne gli italiani, poi gli altri, non so. Vabbè, detto questo ragazzi, bene così, l'obiettivo minimo è centrato, che è quello dei quarti di finale, quindi per quanto riguarda Champions siamo dentro gli obiettivi, per quanto riguarda la Coppa Italia siamo a un passo, ma comunque la finale va di per sé bene anche se non la vinci. Secondo me alla fine è così. È scudetto, quindi è l'ultimo punto di domanda per quanto riguarda gli obiettivi, visto che gli obiettivi dichiarati sono Coppa Italia, scudetto e quarti di finale. In Champions bisogna secondo me arrivare almeno semifinale per fare una Champions fatta. Cioè qua tipo il quarti di finale è proprio l'obiettivo minimo. Champions dignitosa, anche se esci in finale ci può stare, siete le prime quattro. Contando che dopo la prima finale siamo usciti con il Bayern Monaco, quest'anno invece siamo ripetuti con fatica, ma un po' di più. Forza come sempre, lascio saltare prima Francesco. Ciao a tutti. Belli anche brutti, cioè brutti insomma. Vai. Ai quarti ragazzi. Sì, è perché ci rivediamo, sì, in effetti. Vabbè, ragazzi, ai quarti sperando che non siano gli ultimi. Ciao. Paura, paura, paura.